con le dinamiche economiche delle famiglie trentine ed altoatesine. Ora, prima di iniziare a parlare di provincia di Trento e provincia di Bolzano, è utile capire un po' il quadro congiunturale nazionale in cui ci stiamo muovendo. In Italia siamo ormai al tredicesimo trimestre di crescita consecutivo, questa crescita si sta irrobustendo nel corso dell'anno e in particolare le ultime stime, quelle che sono state pubblicate un paio di giorni fa sul terzo trimestre del 2017 indicano una crescita del PIL nazionale dello 0,5% su base tendenziale, dell'1,8% su base congiunturale, dell'1,8% su base tendenziale, quindi rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. Questa crescita ha un traino principale che è quello della domanda interna e in particolare in una componente molto importante che è quello legato ai consumi delle famiglie. Questo perché la situazione generale del mercato del lavoro sta migliorando e quindi chiaramente anche il clima di fiducia delle famiglie, la loro propensione a spendere, sta aumentando. In generale, la crescita dell'Italia è costituita sostanzialmente da alcuni elementi di luce, cioè aumenta la produzione industriale, ci sono l'andamento dei servizi è particolarmente positivo e ci sono anche però dei segnali sostanzialmente di stabilizzazione per quel che riguarda il ciclo delle costruzioni, ovvero il settore delle costruzioni ha smesso di calare finalmente dopo una crisi che è durata numerosi anni. E come vi dicevo, appunto, a livello nazionale osserviamo un aumento generalizzato dell'occupazione e dei consumi delle famiglie. A livello territoriale chiaramente ci sono delle differenze, però non sembrano più così spiccate come potevano esserlo alcuni anni fa, e in particolare però la crescita, che comunque è comune a tutto il territorio nazionale, è più forte nel centro-nord e in particolare nel nord-est. Ora, focalizzandosi un attimo sulle province autonome. Ora, anche nelle province autonome si confermano questi dati positivi dell'economia. In particolare, come vedremo, la congiuntura della provincia di Trento è estremamente simile a quella nazionale. Ci sono alcuni dati quantitativi che sono sostanzialmente indistinguibili. Quindi quello che sono gli elementi di crescita che noi osserviamo a livello nazionale vengono confermati anche a livello di Trentino. In Alto Adige invece la crescita è generalmente più vivace e comunque molto più diffusa fra tutti i settori dell'economia, e questo un po' si ricollega anche ai discorsi che abbiamo fatto prima su quanto resiliente sia stata la provincia di Bolzano alla crisi rispetto al resto del territorio nazionale. Per quel che riguarda la provincia di Trento, quindi possiamo dire che c'è stato un aumento per servizi e industria, continuano le difficoltà nel comparto delle costruzioni e il buon andamento del mercato del lavoro si ripercuote anche su un trend positivo per i consumi interni. Per quello che riguarda invece il comparto creditizio, aumentano i prestiti alle famiglie mentre ristagnano i prestiti alle imprese, e questo perché un po' la propensione a investire delle aziende trentine resta ancora piuttosto bassa. Come vi dicevo, in provincia di Bolzano la crescita è molto più vivace, molto più diffusa fra i settori, anche il settore delle costruzioni, quindi non solo servizi e industria, sta sperimentando un incremento, i consumi stanno crescendo e anche le imprese hanno ripreso l'attività di investimento, e questo chiaramente si rispecchia nell'andamento dei prestiti alle imprese che sono in aumento. Adesso, per quel che riguarda un po' gli andamenti settoriali, appunto, come vi dicevo, in entrambe le province il comparto industriale ha registrato un andamento positivo nei primi mesi dell'anno. I dati di Fontecamera di
Commercio segnalano come le imprese industriali abbiano registrato un aumento dei fatturati nella prima parte dell'anno, e questo aumento rispecchia sia l'aumento della domanda interna sia la crescita delle esportazioni. Ora, le esportazioni in Trentino sono aumentate di quasi il 10% nel primo semestre dell'anno. Tra l'altro ieri c'è stata una lieve revisione di un decimo di punto al ribasso, però insomma anziché 9,9, 9,8, insomma, però è una crescita molto robusta che chiaramente, diciamo, è particolarmente rilevante se si pensa che nel 2016 invece le esportazioni erano diminuite, quindi diciamo si tratta di una ripresa piuttosto importante. Anche le esportazioni in Alto Adige hanno accelerato al 7,4%. In entrambe le province il treno principale è giunto da due comparti principali, quello dei macchinari e quello dei mezzi di trasporto, e questo è un fattore abbastanza comune anche a livello nazionale. Sono questi i due principali settori in cui le esportazioni nazionali stanno andando particolarmente bene. E diciamo, per quel che riguarda i mercati di destinazione, c'è un po' una ripresa dei mercati di sbocco tradizionali, insomma, in Trentino verso la media dei paesi UE, in Alto Adige verso l'area dell'euro, in particolare il traino della Germania è stato ancora una volta particolarmente forte. L'unico elemento che differenzia i settori industriali delle due province è proprio quello relativo agli investimenti. Le nostre indagini segnalano come gli investimenti sostanzialmente stagnino ancora in Trentino, e questo è sostanzialmente legato al fatto che la capacità produttiva inutilizzata per le aziende trentine è ancora piuttosto ampia, mentre in Alto Adige, dove diciamo, i fatturati delle imprese crescono ormai da alcuni anni, ovviamente non c'è più quel margine di capacità produttiva inutilizzata, quindi sono ripresi gli investimenti. E, diciamo, le nostre informazioni quantitative segnalano un aumento per l'anno in corso, ma anche quelle qualitative che un po' raccogliamo presso gli operatori, diciamo, sono particolarmente positive su queste fronte. Il settore delle costruzioni invece ha andamenti piuttosto diversi tra le due province. In provincia di Trento calano ancora i fatturati, diminuiscono seppur molto lievemente le ore lavorate, mentre in provincia di Bolzano aumentano sia le vendite sia, diciamo, le ore lavorate delle aziende edili. Il settore immobiliare invece è caratterizzato da una certa ripresa, e in particolare vi è stato un lieve aumento delle compravendite in entrambe le province, e anche le quotazioni immobiliari sono aumentate in misura un po' più netta in provincia di Bolzano rispetto a quella di Trento, però comunque l'incremento è stato positivo anche in Trentino. Sui servizi, come vi dicevo, diciamo, è un po' il settore che accomuna entrambe le province come andamenti. Aumentano i fatturati delle aziende commerciali e aumenta anche un comparto importante come quello del turismo. Le presenze, nonostante le già forti crescite degli anni passati, continuano ad aumentare, e diciamo, questo si vede in entrambe le stagioni, insomma, sia per quel che riguarda la stagione invernale, i mesi relativi alla stagione invernale, sia i primi mesi a nostra disposizione che riguardano la stagione estiva. Allora, sono già un po' di anni che noi focalizziamo molto l'attenzione dei nostri documenti sulla situazione economica e finanziaria delle imprese, un po' perché, diciamo, rappresenta un po' una chiave di lettura anche per capire gli andamenti creditizi. Le nostre indagini, diciamo, sia le nostre indagini sia quelle della Camera di Commercio sottolineano come la redditività delle imprese sia ancora in aumento. Le previsioni sul 2017 sono di un ulteriore incremento. E, diciamo, quello che noi quest'anno abbiamo proposto in questo grafico, come potete vedere, è, diciamo, un nuovo indicatore che approssima la situazione di liquidità delle imprese. È un indicatore, diciamo, chiaramente parziale, perché ovviamente i bilanci delle imprese per il 2017 non sono ancora disponibili perché l'esercizio non è ancora chiuso, quindi sostanzialmente noi andiamo a prendere i dati bancari relativi a depositi e prestiti a breve termine delle imprese.
quello che emerge è che in entrambe le province c'è un miglioramento generalizzato della liquidità. L'indicatore che vedete, che è la linea nera, diciamo, è in crescita nella prima parte dell'anno rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente per entrambe le province. In particolare, diciamo, per quel che riguarda la provincia di Trento, aumentano ulteriormente i depositi delle imprese, però c'è anche una diminuzione dell'indebitamento a breve. Il miglioramento della liquidità è più forte in Trentino che in Alto Adige, e questo è legato sostanzialmente all'andamento degli investimenti di cui parlavamo prima. In Alto Adige, crescendo di più gli investimenti, c'è più assorbimento della liquidità. Questo... Scusa, sì. Può tornare un attimo indietro? Mi piacerebbe farvi rilevare innanzitutto il diverso livello di indebitamento delle aziende in Trentino rispetto a quelle dell'Alto Adige. L'indebitamento è maggiore anche perché sono in corso degli investimenti strutturali e quindi c'è la necessità di finanziare di più le imprese. E d'altro canto è interessante rilevare anche quanto potenziale sia a disposizione delle aziende trentine qualora le stesse decidessero di intraprendere gli investimenti. Questo è un momento dove anche a livello nazionale si sta studiando la crescita senza credito, e questo è un indicatore che dà un po' la misura, ma anche delle potenzialità che diciamo, il tessuto imprenditoriale può esprimere. Certo. No, infatti questo è abbastanza rilevante, nel senso che chiaramente in questi anni, con una redditività in aumento, le aziende trentine hanno accumulato molta liquidità. Chiaramente, appunto, da un lato c'erano le incertezze relative all'entità della ripresa, dall'altro lato ci sono ancora ampi margini di capacità produttiva inutilizzata, questo ha frenato molto l'attività di investimento. Questo grafico ci dice anche che sostanzialmente da un punto di vista finanziario le condizioni per investire adesso ci sono, ovviamente, diciamo, le imprese faranno le loro scelte sulla base delle loro aspettative. Per quel che riguarda i prestiti bancari alle imprese, sostanzialmente vediamo una sostanziale stabilità in Trentino e un lieve aumento in Alto Adige. E qui ancora una volta la chiave di lettura è quella degli investimenti, insomma. Questo rispecchia molto l'andamento degli investimenti delle imprese. Per quel che riguarda il Trentino, diciamo, quel fenomeno che è in atto sostanzialmente da inizio 2016 di divaricazione degli andamenti dei prestiti tra imprese grandi e imprese piccole continua ancora a essere presente. In particolare continuano ad aumentare i prestiti alle imprese medio-grandi, mentre il tasso di diminuzione dei prestiti alle imprese piccole è particolarmente rilevante. Ormai è da inizio 2014 che siamo intorno a meno 3,5, meno 4, insomma, questo... Dal 14. Da inizio 2014 che il tasso di crescita sui 12 mesi è in calo, diciamo, da meno 3,5, meno 4, insomma, ci sono un po' di oscillazioni, però siamo su questi livelli, come dire. E quel che riguarda invece l'Alto Adige, quello che emerge un po' anche in contrapposizione con le tendenze nazionali è che i prestiti alle piccole imprese si sono sostanzialmente stabilizzati, aumentano, diciamo, seppur lievemente, quelli alle grandi imprese, e questo chiaramente rispecchia appunto la loro maggiore propensione a investire in questa fase congiunturale. Per quel che riguarda il mercato del lavoro, è stato accennato anche dai direttori, insomma, la situazione occupazionale nelle due province autonome è, diciamo, piuttosto buona, soprattutto nel confronto nazionale. Ancora nel primo semestre di quest'anno c'è stato un aumento dell'occupazione, più 0,4% in Trentino, più 0,8% in Alto Adige, e diciamo anche il tasso di occupazione è lievemente aumentato, rimasto stabile su livelli molto elevati, e il tasso di disoccupazione è ulteriormente diminuito.
diciamo, in questo grafico potete anche vedere un po' le differenze tra, non solo tra Trento e Bolzano, che comunque sono abbastanza rilevanti, ma soprattutto nel confronto nazionale, insomma. Diciamo, già solo la provincia di Trento ha un tasso di occupazione di quasi 10 punti percentuali superiore rispetto alla media nazionale, e la provincia di Bolzano, e, diciamo, il differenziale fra provincia di Bolzano e media italiana è ancora più ampio, insomma. Stessa cosa si può dire anche per il tasso di disoccupazione. Questo, diciamo, da un punto di vista quantitativo, come dire, no? Contando le persone che lavorano, cercano un lavoro. Quest'anno, diciamo, un po' anche per arricchire le informazioni a nostra disposizione sul reddito e consumi delle famiglie, siamo andati anche ad analizzare gli andamenti, sempre del primo semestre di quest'anno, delle retribuzioni orarie nette, che sono aumentate in entrambe le province, più che nella media nazionale, e delle ore lavorate. Questo sostanzialmente ci dice che, allora, queste sono retribuzioni orarie nominali nette, soltanto dei lavoratori dipendenti, ovviamente non riusciamo ad avere una copertura anche per gli autonomi, però sostanzialmente queste informazioni ci dicono che il monte salari per i lavoratori dipendenti in entrambe le province è crescita. Quindi, diciamo, questi maggiori redditi a disposizione si ripercuotono anche sugli andamenti dei consumi, che effettivamente, utilizzando, diciamo, il fatturato delle imprese del commercio al dettaglio realizzato in provincia come proxy degli andamenti dei consumi, è in aumento in entrambe le province. Poi, utilizzando i dati della Camera di Commercio, siamo andati anche ad analizzare l'andamento del clima di fiducia delle famiglie altoatesine, e anche in questo caso abbiamo trovato, in maniera non sorprendente, diciamo, considerando la situazione del mercato del lavoro, un ulteriore aumento, diciamo. Quindi tutto questo sostanzialmente ci conferma un po' quel quadro che avevamo un po' dipinto a giugno, in cui, diciamo, il vero tesoretto dell'economia delle due province autonome è costituito proprio dalle famiglie, insomma, un mercato del lavoro, diciamo, stabile, che ha risentito relativamente poco della crisi, comunque in ulteriore miglioramento, e delle famiglie che quindi hanno una propensione a consumare abbastanza elevata e comunque certamente superiore rispetto a quella media nazionale. Questa sostanziale situazione di queste buone condizioni delle famiglie di entrambe le province autonome si rispecchia anche nell'andamento dei prestiti. Diciamo, i prestiti alle famiglie sono aumentati di quasi il 3% in provincia di Trento e di oltre il 6% in provincia di Bolzano. Qui, diciamo, il vero traino è giunto dai dati sui mutui per l'acquisto delle abitazioni, che effettivamente hanno contribuito in maniera rilevante alla crescita totale dei prestiti. Infine vorrei spendere alcune parole sul mercato del credito. Allora, a giugno del 2017 i prestiti al settore privato non finanziario crescevano di quasi l'1% in Trentino e di oltre il 2% in Alto Adige. Il dato sul Trentino è praticamente identico a quello medio nazionale, e sostanzialmente è guidato da due fattori: un aumento per le famiglie e una sostanziale stabilità per le imprese. In Alto Adige, invece, come abbiamo detto, questo aumento più robusto dei prestiti al settore privato non finanziario è guidato da un aumento di entrambe le componenti, insomma, quindi sia dei prestiti alle famiglie sia dei prestiti alle imprese. Quello che è particolarmente interessante, che abbiamo sottolineato anche in questo grafico, è che è proseguito anche nella prima parte dell'anno il processo di ricomposizione delle quote di mercato all'interno delle due province.
Partiamo dal Trentino. In Trentino i prestiti delle BCC continuano a calare, seppur a ritmi, diciamo, inferiori rispetto a prima, però il segno è ancora negativo, mentre continuano ad aumentare i prestiti delle altre banche. Questo ha sostanzialmente comportato un'ulteriore modifica delle quote di mercato. Insomma, in sei mesi il mondo cooperativo ha perso un altro punto di quota di mercato, guardando soltanto il settore privato non finanziario. E a quanto è adesso? È 48,8. Era il 49,9 a dicembre. L'altra caratteristica di questo spostamento di quote di mercato è che in realtà ovviamente le altre banche non stanno prestando alla generalità dei prenditori in provincia. In particolare, diciamo, sta proseguendo questo processo per cui le altre banche, diciamo, a causa della loro maggiore solidità, hanno una preferenza nei confronti delle grandi imprese e delle famiglie, che sono, diciamo, come abbiamo visto, sostanzialmente più soldi. Le BCC in questa fase congiunturale hanno visto un lieve aumento dei prestiti alle famiglie, che però, diciamo, è stato più che compensato da una nuova diminuzione dei prestiti alla totalità delle imprese. Questo, diciamo, è il risultato del segno meno che vediamo sulle BCC. In provincia di Bolzano invece la situazione sembra assolutamente capovolta. In provincia di Bolzano le casse Raiffeisen hanno trainato i prestiti al settore privato non finanziario e hanno ulteriormente aumentato la propria quota di mercato ad oltre il 43%, mentre, diciamo, le altre banche hanno comunque aumentato i prestiti alla clientela residente, però a ritmi inferiori. E qui, diciamo, forse un elemento abbastanza interessante per quello che riguarda Raiffeisen rispetto ad altre banche è che le Raiffeisen stanno aumentando i propri prestiti verso la generalità della clientela, quindi verso le imprese, grandi e piccole, verso le famiglie. Sì, prego. Quelle cooperative trentine sono al 48,8, le Raiffeisen rispetto... Sono al 43,6%. Quindi alla fine meno, comunque. Sì, esatto. Loro hanno... Allora, le Raiffeisen hanno storicamente una quota di mercato più piccola, anche se, diciamo, in questi ultimi anni stanno convergendo queste due quote di mercato, insomma, però... Poi non dimentichiamo che in Alto Adige ci sono altri intermediari locali. Qui, diciamo, gli intermediari locali sono solo le banche di credito cooperative. Mentre, diciamo, il comportamento delle altre banche in Alto Adige è molto simile al comportamento delle altre banche in Trentino, cioè prestano prevalentemente alle grandi imprese e alle famiglie. Infine vorrei fare un piccolo accenno alla qualità del credito. Allora, per quel che riguarda i flussi, quindi quello che noi chiamiamo il tasso di deterioramento, quindi, diciamo, il flusso di nuovo credito deteriorato in percentuale ai prestiti in bonis di inizio periodo, vi è stato un forte calo sia in provincia di Trento che in provincia di Bolzano. Il calo è stato prevalentemente guidato dalla componente imprese, perché, diciamo, era stata proprio quella componente ad essere cresciuta di più negli anni passati. Quindi, diciamo, il miglioramento congiunturale che noi osserviamo, quando lo andiamo a cercare nei dati della qualità del credito, è ovviamente molto più forte per la qualità del credito, per le imprese. Per le famiglie, invece, la qualità del credito è stata storicamente piuttosto buona, insomma, quindi è anche difficile cercare segnali di miglioramento. E, diciamo, questo miglioramento del tasso, questa diminuzione del tasso di deterioramento ha interessato in realtà tutti i tipi di banca, quindi sia le BCC sia le altre banche. Lo stock di deteriorati, diciamo, è
in diminuzione in provincia di Trento, siamo al 19%, era più elevato, cioè è in forte diminuzione, diciamo, resta ancora però su livelli piuttosto elevati. Ora, rispetto... Cioè, per semplificare, se sì, una banca presta 100, 19 sono deteriorati. No, questo è quello che c'è. Sì, no, se hanno un totale di prestiti, esatto, per 100, 19 sono deteriorati. Esattamente. Tantissimo, no? Beh, è un dato molto elevato. È uno stock, uno stock, quindi è alimentato da flussi triennali, questo stock. Diciamo, insomma, in Alto Adige l'8,8%, anche a livello nazionale comunque siamo poco sopra il 16%, insomma. Quindi diciamo, comunque diciamo, pur in diminuzione resta ancora piuttosto elevato questo stock. Scusi, in valori assoluti di cosa, che qualche miliardo parliamo? Allora, questo le chiedo di fare lei la somma. Allora, il totale dei prestiti è 19 miliardi. Ah, okay. Trentino o 39? Trentino e Alto Adige 21, giusto? Comunque. Quindi il 19% di 19 miliardi è lo stock. Quindi circa 3,8 miliardi contro 1,7. 19% di 19 miliardi? Sì. E il 50% di mercato che hanno le BCC corrisponde anche al 50%, no, più alto. Più alto. Allora, sulla nota c'è, no? Nel testo c'è, ed è il... caratterizza 22,6%. 22 su 19 miliardi. No, sul esatto, sui 3 euro. Ora diciamo il 48,8% in realtà, diciamo, siamo un attimo ultra precisi sui numeri, insomma. Allora, il 48,8% è considerando soltanto imprese e famiglie. Ovviamente i 19 miliardi invece includono amministrazioni pubbliche che invece pesano, cioè, che pesano molto poco, e società finanziarie. Quindi diciamo è un po' meno di quei 19, insomma. Comunque le consistenze sono